Ciao a tutti e bentornati su Audiofilando. Supponiamo, come spero, che nelle precedenti puntate vi abbia convinto della necessità di avere un impianto stereo a casa vostra. Ora magari vi chiederete, beh, ma da dove parto? Lo scopo di questa puntata è appunto cercare di darvi una sorta di linea guida sulla scelta dei componenti del vostro futuro impianto stereo. Questo per cercare, se possibile, di evitare di arrivare a casa e, dopo aver collegato tutto, rimanere delusi dal primo ascolto. Ho parlato di linea guida perché in questo campo di regole generali ce ne sono poche, importanti ma poche. E poi da caso a caso ci potrebbero essere degli elementi al contorno che potrebbero farvi deviare dal percorso che sto indicando. Prima di mettervi in macchina per andare nel vostro negozio di hi-fi preferito a comprare il vostro stereo, dovete avere bene, benissimo anzi, in mente sia la stanza in cui andrete a posizionare il vostro impianto hi-fi che la posizione in cui andrete a collocare i vostri diffusori. Non esiste nessun venditore serio che, come prima domanda al vostro "vorrei comprare un impianto stereo, mi può far ascoltare qualcosa?" non vi chieda, oltre al vostro budget, anche le dimensioni della stanza e la posizione in cui andrete a collocare i diffusori acustici. Questo per un semplice motivo, perché, come già spiegato nelle precedenti puntate, l'ambiente d'ascolto forse è l'elemento primario che determinerà la vostra esperienza. Forse quasi l'elemento più importante per poter apprezzare la vostra musica in casa. A questo punto, il secondo passo e la prima decisione da fare è quella di scegliere i vostri futuri diffusori acustici. Come detto, i diffusori acustici sono l'elemento più personale dell'impianto stereo, per tre motivi. Innanzitutto, per come suonano. Secondo luogo, per il loro aspetto estetico. E in terzo luogo, perché il loro posizionamento risulta essere fondamentale per migliorare la vostra esperienza d'ascolto stereo. Sulla base del vostro budget e in funzione del loro futuro posizionamento, quindi da pavimento, scaffale, le dimensioni che potranno avere massime, confrontiamo più modelli possibili a parità di amplificazione. Mi raccomando, l'amplificazione con cui compareremo i vari diffusori deve essere qualcosa che ci potremo permettere. Molto spesso, casualmente, i confronti tra diversi diffusori vengono fatti sfruttando un'amplificazione che andrà a costare 10 volte di più delle casse che andrete a comprarvi. Cerchiamo di evitarlo, facciamo la prova utilizzando un amplificatore che sta nel nostro budget. Per quanto possibile, e questa forse è la cosa più difficile, cerchiamo di ascoltare e confrontare i diffusori nella posizione più simile possibile rispetto a quella in cui andremo a collocarli nel nostro ambiente domestico. Parlo di posizione soprattutto rispetto alle pareti di fondo e alle pareti laterali. Una volta che vi sarete innamorati dei vostri futuri diffusori, si può passare alla sorgente. Volete ascoltare i dischi in vinili di vostro padre oppure siete affascinati dal giradischi? Avete una grande quantità di CD e non volete abbandonarli? Oppure preferite la comunità della musica liquida? Questa scelta è molto importante perché condizionerà le scelte future. Infatti, nel primo caso magari avrete bisogno di un giradischi e di un frefono, magari integrato nell'amplificatore. Oppure, nel caso in cui vogliate ascoltare solo musica liquida e avete già un bel PC a casa, senza ventole rumorose mi raccomando, vi basterà scegliere un amplificatore con DAC integrato e avete finito. A questo punto, definita la sorgente, l'amplificatore verrà di conseguenza. Questo non perché sia l'elemento meno importante della catena, anzi, ma perché dovrà essere scelto in funzione di come suona con le vostre casse, innanzitutto. E poi, in funzione della sorgente che abbiamo scelto, magari sceglieremo un amplificatore con determinate caratteristiche che permettono di evitare di, ove possibile, di aggiungere altri elementi esterni tra sorgente e diffusori. E per concludere, non ci scordiamo i cavi, quelli di potenza innanzitutto, che sono necessari per collegare l'uscita dell'amplificatore ai diffusori, e qualora le scelte precedenti ne richiedano l'utilizzo, anche quelli di segnale. Ora, come detto, questa è solo una linea guida. Elementi che possono far deviare da questo percorso di scelta ce ne sono e parecchi. Ad esempio, possiedo già uno degli elementi della catena e soprattutto se di qualità non lo voglio certo buttare. Oppure c'è una grande occasione nel campo dell'usato che mi permetterà di scegliere un elemento risparmiando parecchio. Una cosa rimane sempre vera, cerchiamo sempre l'equilibrio nel nostro impianto. Evitiamo di sovradimensionare o sottodimensionare elementi della catena hi-fi rispetto agli altri,
Parlo ad esempio dei diffusori rispetto all'ambiente d'ascolto, oppure dell'amplificatore rispetto ai diffusori. Una volta entrati nel mondo dell'alta fedeltà, si farà sempre in tempo a cambiare un elemento o più elementi della catena per migliorare la nostra esperienza d'ascolto. Potremo sempre adattare in corsa lo strumento per l'ascolto della musica, perché di questo si tratta, in funzione dei nostri gusti in seguito. Non mi resta che augurarvi buoni ascolti, buone scelte in questo caso e ciao!